Valentina Pattana di Unione Camere Emilia Romagna che assieme ad alcune camere della regione ha promosso un progetto per la creazione di impresa. Crea la tua impresa, questo è il titolo sintetico. Oggi la presentazione di primi risultati. 11 imprese sono già nate. Sì, è stato un percorso molto lungo che è iniziato già a ottobre 2015, attraverso dei seminari, prima di informazione che hanno coinvolto circa 600 aspiranti imprenditori, poi seminari di orientamento e di supporto per la stesura del business plan, siamo arrivati appunto, come dicevate, alla costituzione di 11 nuove imprese. 14 invece sono le imprese che si costituiranno nei prossimi mesi, quindi siamo molto orgogliosi di questo percorso e molto soddisfatti per i risultati. Come in tutte le cose della vita, tanti partono, pochi arrivano, infatti all'inizio sono state centinaia, le persone che si sono informate nei primissimi seminari. Sì, essendo un progetto che comunque mirava alla costruzione di impresa, siamo partiti da 650 aspiranti imprenditori per poi arrivare a 28 nell'ultima fase e a 11 imprese iscritte. Questo perché abbiamo selezionato attraverso il supporto del personale camerale delle Sportelli Genesi e anche dei consulenti che ci hanno supportato in questa iniziativa, solo le imprese, gli aspiranti imprenditori che erano più promettenti, quindi erano pronte per affrontare il mercato. Una naturale prosecuzione potrebbe essere il progetto Crescere Imprenditori? Allora, il progetto Crescere Imprenditore è un'iniziativa molto simile al percorso che abbiamo creato con Crea la tua impresa, però questo progetto è molto più breve ed è indirizzato solamente a quelle persone che non sono impiegate e non sono coinvolte in percorsi formativi. Quindi è un target leggermente diverso, però comunque l'azione di supporto del sistema camerale è praticamente identica.